Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della nuova collezione Kiko Milano per Natale 2015, che in realtà dovrebbe essere già online oggi, 1° novembre. In realtà sono le 9:30 circa di mattina, ancora non c'è nessuna novità sul sito. Nei negozi dovrebbe essere arrivata un paio di giorni fa. Io sono stata gentilmente avvisata da una di voi su Instagram venerdì sera e ieri sabato mattina sono ovviamente andata personalmente in un punto vendita per vederla dal vivo. È la prima volta che mi capita di andare in un punto vendita senza neanche conoscere il nome di questa limited edition, che poi diciamo gentilmente mi ha segnato una ragazza del negozio su questo fogliettino. In realtà la collezione non era neanche esposta completamente, non l'ho potuta ancora vedere e ammirare in tutte le sue i suoi componenti, infatti non ho visto nessun pennello e nessun gift set natalizio. Ho sempre qualche pelo sul viso, ma ormai siete abituate anche a questo. Oltretutto ho saputo che sta per arrivare, non ho capito se una cipria o una linea di ciprie nuove, e sicuramente una nuova linea di ombretti ad alta definizione, quindi prevedo nuovi danni in vista, in arrivo. Comunque qualcosa della nuova collezione natalizia l'ho acquistata e quindi so che siete molto curiose e volevo mostrarvela, sottolineando che si tratta ovviamente di primissime impressioni, perché sono prodotti che ho acquistato meno di 24 ore fa. Ci sarà sicuramente modo nei prossimi video per ritornare sull'argomento con delle impressioni più definitive. La collezione si chiama Cosmic Starlet ed è ispirata, si ispira alla magia delle stelle, ai segni zodiacali. Una collezione che invita ogni donna a ritrovare se stessa, assecondando i propri colori, assecondando quindi i propri colori, la propria natura, e utilizzando i propri colori. Una collezione che propone dei look completi, e Kiko infatti che assegna, propone un'immagine diversa per ogni tipologia di donna. Troviamo infatti labbra rosse e incarnato perfetto per la donna tentatrice, come voi solitamente, tante di voi amano definirmi nei commenti, spero affettuosamente. Donna tentatrice che rappresenta i segni di fuoco, io sono doppiamente tentatrice perché sono anche del segno dell'ariete, labbra invece rosate e look delicato per la donna romantica che rappresenta i segni di terra, make-up incentrato sugli occhi scintillante e brillante per lo spirito libero dei segni d'aria, make-up invece neutro, molto fresco e naturale per la donna innocente che rappresenta i segni d'acqua. In negozio infatti, presso lo stand, ci sono 4 foto con 4 tipologie di donne molto diverse tra loro, identificate proprio da questi aggettivi, che propongono dei look diversi, tutti realizzabili con i prodotti di questa collezione, che come sempre accade per le collezioni natalizie è una collezione molto ampia. Io ieri ho visto, ho dato un'occhiata su internet e ci sono veramente tantissimi pezzi che ancora in negozio non erano arrivati. C'è praticamente un pennello con un illuminante viso e corpo dal profumo alla vaniglia, praticamente, che l'illuminante è nel manico praticamente, viene rilasciato con il movimento rotatorio del pennello. Ci sono tanti set, un set con 7 smalti e un top coat glitterato, un set con 3 lucida labbra, un set invece dedicato praticamente alla skin care, un altro con un profumo, una candela e una crema corpo idratante, e delle pochette, una rossa e un argento con dei pennelli per viso e occhi. Veramente una collezione, qualcosa la dimenticherò senz'altro perché sono veramente tanti i prodotti, e mi è dispiaciuto non trovare un set disponibile in 4 differenze colore, costituito da uno smalto abbinato ad un rossetto dal finish satinato. Invece per quanto riguarda quello che ho potuto vedere ieri fisicamente, quindi dal vivo, non ho acquistato le Double Glam Eyeliner, le matite doppie di Kiko, ormai un must del brand che viene sempre riproposto. Le colorazioni mi sono sembrate pressoché identiche, credo di averle tutte nuove o seminuove, quindi sono rimaste in negozio. Non ho acquistato il mascara Extra Sculpt, che è quello in collezione, solo che l'ho ritrovato in veste natalizia, quindi tutto rosso.
Non ho acquistato le palette da contouring. Sono due queste palette da contouring, comprendono tre cialde, quindi terra per sculpting, bronzer e illuminante con un pennello dal taglio obliquo. Sono piena di prodotti da contouring, dovrebbe arrivarmi domani anche la palette NYX, quindi non le ho swatchate per non cadere in tentazione. Ci sono dei set per le labbra con uno scrub e un lip balm, quattro rossetti liquidi coprenti matte al finish brillante, dei profumi e due stick illuminanti, uno sul beige e uno sul beige, sul champagne volevo dire semplicemente, e oro, però diciamo troppo brillanti per i miei gusti. Le costellazioni, tornando al discorso diciamo, dei segni zodiacali, sono presenti anche sui packaging, che ovviamente sono molto carini, molto curati e molto natalizi. Infatti le confezioni esterne sono queste, come vedete per l'occasione tutte rosse satinate, con questo diciamo, motivo prismatico in rilievo e la costellazione, come vedete, ad effetto invece lucido. Passando invece quindi finalmente a vedere quello che io ho acquistato, ho voluto prendere, questa è proprio la sua confezione esterna, una palette occhi che si chiama Night Sky Eyeshadow Palette. È una palette che contiene 8 ombretti e ha un costo di 19,90 €. Si tratta di ombretti dalla formulazione Wet and Dry, quindi possono essere utilizzati da asciutti o bagnati per aumentare l'intensità e quindi la resa cromatica sugli occhi. Si tratta di palette per lo più con tonalità abbastanza neutre. In realtà la prima non l'ho neanche swatchata perché ho notato la presenza almeno di 4 colori molto chiari, cioè molto simili tra di loro. E mentre mi ha colpito la numero 02, quella che poi ho acquistato, che si chiama Neutral to Elegant, contiene sempre per lo più tonalità neutre, ma sicuramente più intense rispetto alla 01. Il pack è molto carino, almeno per i miei gusti. Si tratta di questa confezione che come vedete sembra praticamente una pochettina. Abbiamo quindi questo pack in argento satinato, sempre con una costellazione, il logo Kiko sulla parte frontale, e dalla forma poligonale sfaccettata. E aprendola troviamo lo specchio, ovviamente. C'è poi un applicatore doppio a spugnetta e poi le 8 cialde disposte su due file. Come vedete, hanno diciamo, una notevole dimensione, sono quindi quadrate di belle dimensioni. I colori, vi dicevo, sono 8 e se mi date un secondo, visto che ci vorrebbe troppo tempo, vado a fare degli swatch decenti così rapidamente vi mostro le tonalità contenute all'interno. Ed eccomi di ritorno con gli swatches dei colori contenuti nella palette 02 Neutral to Elegant. Allora abbiamo, partendo ovviamente dall'alto, un rosa cipria shimmer, un viola scuro satinato con glitterini all'interno, un grigio antracite invece leggermente satinato con qualche minuscola particella luminosa veramente invisibile una volta che è applicato sulla palpebra. Sotto vediamo un bellissimo invece grigio topo argenteo satinato. Questo colore invece è il primo della seconda fila ed è un bellissimo nocciola chiaro, diciamo un top chiaro neutro freddo. Anche questo io direi opaco perché veramente ha qualche minuscolo glitterino, ma si nota veramente mettendo il naso sulla cialda, ma poi come vedete invisibile dall'interno proprio della texture dell'ombretto. Segue invece un marrone scuro freddo, questo leggermente satinato con qualche glitterino all'interno, e poi il colore più strano diciamo della palette, questo sì glitterato, che nella cialda sembra un verde oliva dorato, invece come vedete più che altro poi è un nero diciamo con una satinatura verdastra carico di glitter oro, arancio e anche azzurro. Comunque un colore veramente bellissimo. L'ultimo è forse uno dei miei colori preferiti della palette e si tratta di un tortora argenteo chiaro shimmer molto luminoso.
Questi sono quindi i colori. Non sarà sicuramente una palette unica, con tonalità introvabili, ma io l'ho trovata veramente molto interessante in questo periodo che sto riscoprendo veramente l'amore per i grigi. Ci sono tre grigi in questa palette, secondo me, fantastici. Anche il viola, il nocciola opaco è fantastico per la piega, quindi mi è sembrata sinceramente una bella palette. Io l'anno scorso quelle natalizie non le ho neanche calcolate. La texture di queste polveri è assolutamente setosa, non sono per nulla polverosi questi ombretti. La pigmentazione direi che è medio alta, però diciamo che sono dei colori assolutamente modulabili, quindi si possono tranquillamente stratificare. Volevo dirvi che io stamattina questo make-up che ho realizzato in 3 minuti, che forse non si vede bene perché qui siamo in piena allerta meteo massima per piogge alluvionali da venerdì, quindi non c'è purtroppo scarsa luce naturale, vi dicevo, ho applicato semplicemente l'ultimo colore, quindi questo tortora argenteo al centro della palpebra mobile, e invece nell'angolo e nella piega ho sfumato con il grigio antracite. Veramente questo è il risultato e mi sembra comunque abbastanza interessante, fallout praticamente zero, quindi ovviamente la qualità mi è sembrata sicuramente buona per quanto riguarda la palettina Night Sky 02 Neutral to Elegant. Comunque procediamo. Ho voluto acquistare un blush della collezione che si chiama Moon Dust Face Powder. È una polvere, diciamo, compatta e illuminante per il viso, quindi un blush dal finish luminoso, che ha un costo di 13,90 € ed è disponibile in due varianti, in due referenze colore. Io ho acquistato il colore 01 che si chiama Mysterious Pink. Passiamo alla confezione esterna, che è veramente carina. Eccola qui, come vedete è uno scrigno rosso satinato di forma poligonale, diciamo un ottagono irregolare, tutto sfaccettato con logo e costellazione invece lucidi. La gialda invece è, c'è sempre lo specchio a prenderlo, la gialda invece è questa ed è invece a forma di ettagono regolare, quindi grazie a Kiko abbiamo anche fatto un po' di geometria. La gialda, come vedete, è multicolor ed è qualcosa di bellissimo già, diciamo, all'esterno, insomma, nella sua apparenza. Adesso vi swatcho il blush, così capite perché ho scelto questa colorazione. E mi ha ricordato immediatamente un altro blush. È bellissimo questo blush. Allora, il blush è questo, e come vedete si tratta di un blush duochrome rosa dorato dal finish chiaramente luminoso. Il mio pensiero è andato, diciamo, immediatamente al famosissimo Mineralize Blush di MAC Petal Power, che ha un costo molto diverso perché costa 26 euro anziché 13,90 euro. Si tratta, viene descritto come un coral pink with gold shimmer, quindi un rosa corallo con riflessi dorati, e ci siamo anche in questo caso. Le differenze tra i due blush sono, diciamo, veramente comunque minime. Diciamo che il blush di Kiko io lo vedo ancora più pigmentato e più rosa, mentre, diciamo, quello di MAC, il Petal Power, diciamo, c'ha questa componente sul corallo più accentuata. Si tratta comunque di un blush straordinario, questo di Kiko. Come vedete, diciamo, applicato sul viso dà, diciamo, questo effetto, questo colorito dorato comunque che è molto bello anche per i mesi invernali, ed è un colore secondo me anche molto adatto per essere utilizzato come ombretto. La texture è veramente favolosa, proprio seta allo stato puro, è molto sfumabile, molto modulabile e anche in questo caso polverosità zero, quindi per quanto mi riguarda questo è il blush Mysterious Pink. Per quanto mi riguarda, questo prodotto è assolutamente un must have di questa collezione, proprio ve lo consiglio al 100% questo blush di Kiko. Io prenderò sicuramente anche l'altra colorazione, che è un rosa malva, quindi probabilmente ancora più di questo colore nelle mie corde, ma questo sinceramente mi sembrava il più particolare, poi non vedevo l'ora di farvi, insomma, vedere questa comparazione con l'amato Petal Power di MAC. E ci siamo per quanto riguarda i due blush. Poi ho voluto prendere due Cosmic Glam
Casual Eyeliner Duo, questa è la confezione esterna, quindi sempre praticamente identica alle altre confezioni che abbiamo già visto. E questo si tratta di un prodotto occhi 2 in 1 eyeliner Casual, perfetto da portare con sé per creare un look completo. Questo ha un costo, questo prodotto, di 7,90 euro. Io non ho preso, è disponibile in 4 referenze colore. Per il momento non ho acquistato il blu e il nero perché ho, diciamo, da poco preso un prodotto similare nella collezione Soft and Wild di Pupa. Il pack è questo, praticamente, quindi in questo formato, diciamo, con il cajal conico sulla parte, diciamo, superiore, sulla sommità, poi non dall'altro lato, ma svitando praticamente la confezione sotto il cajal, troviamo l'eyeliner, che è, diciamo, un eyeliner liquido con applicatore a punta in feltro. Allora, i colori che io ho acquistato sono il colore 01, che è questo che ho in mano, e si tratta di un cajal, quindi color burro. Faccio ovviamente lo swatch, dove lo faccio? Lo swatch qua. Un cajal, quindi color burro, molto pigmentato, e invece l'eyeliner nero. Evito lo swatch dell'eyeliner perché sennò mi riduco una porcheria. E poi praticamente un colore 02, che invece è un tortora bellissimo, sia sempre opaco, sia per quanto riguarda il cajal. Ecco qui, sia per quanto riguarda il cajal che per quanto riguarda l'eyeliner. Quindi questo tortora è veramente fantastico. Allora, io ho, diciamo, due appunti da fare su questo prodotto che non riguardano assolutamente la qualità. I cajal sono bellissimi, come vi dicevo, è tutto opaco per quanto riguarda i finish, sia del cajal che dell'eyeliner. Due appunti che riguardano però la confezione, perché numero uno, avrei preferito senz'altro che il cajal fosse retraibile, perché in questo modo chiaramente bisogna prestare molta attenzione nelle fasi di apertura e chiusura del prodotto per non danneggiarlo, quindi veramente bisogna avere una buona mira, insomma, per non rovinare il prodotto. Poi l'eyeliner ha praticamente l'applicatore ovviamente rigido, ma è molto lungo, come vedete, quindi la mano resta molto distante dall'occhio. Di conseguenza l'applicazione non è molto agevole, è per esperti, per chi ha dimestichezza con l'eyeliner. Io ieri l'ho applicato, diciamo, dopo 30 anni di esperienza, con calma e sangue freddo, sono riuscita ad applicarlo abbastanza in modo abbastanza preciso, però non è assolutamente un'applicazione semplice. Giusto per farvi una proporzione, diciamo, con un eyeliner che io amo, che è l'Ultra Liner di Deborah, che è invece semplicissimo da utilizzare, guardate che differenza per quanto riguarda la lunghezza dell'applicatore. Questo è facile da applicare perché ovviamente la mano è, diciamo, vicina all'area di lavoro. Questo invece è molto più complesso, però si può tranquillamente utilizzare. Cosa volevo dirvi? Per quanto riguarda invece le texture dei prodotti, il cajal è comunque abbastanza scrivente. Io l'ho applicato stamattina, quello tortora, sia, diciamo, lungo il contorno dell'occhio, perché non ho voluto applicare un eyeliner nero, quindi praticamente il tortora sia al contorno dell'occhio che nella rima interna. Diciamo che ha una buona coprenza, però bisogna ripassarlo sulla rima interna. Io poi l'ho sfumato anche lungo la rima ciliare inferiore. Ha un'ottima resistenza, è un colore per me comunque tra i due. Sicuramente vi consiglierei questo tortora, che è davvero particolare. L'eyeliner alla fine è difficile l'applicazione, un po' complessa l'applicazione, però devo dire che è molto pigmentato, è, diciamo, abbastanza scorrevole e si stende assolutamente in maniera uniforme. Quindi questo era tutto per quanto riguarda il Cosmic Glam Eyeliner Cajal e Eyeliner 2. E passiamo alle labbra. Per le labbra sono disponibili i 4 Temptress Lip Set. Si tratta quindi di set per labbra comprensivi di un rossetto dal colore intenso con la matita abbinata. Matita abbinata che ovviamente, oltre a aggiungere definizione al contorno labbra, va a prolungare la durata del rossetto. Questi set, non so se l'ho detto, sono disponibili in 4 tonalità, in 4 referenze colori. Io ne ho presi 3, non ho acquistato solo il rosso, quindi come vedete non sono molto tentatrice, ho preferito l'abito rosso invece del rossetto. Questi set, che hanno un costo, vi dicevo, di 10,90 euro. Ora, per quanto riguarda il pack, come vedete sono abbastanza, diciamo, equiparabili come formato ai Lucious Punk
lip set dell'anno scorso, della collezione natalizia Hot Punk. Questi però avevano un costo di 12,90 euro, questi di quest'anno 10,90 euro, quindi c'è un risparmio di 2 euro su ogni confezione di rossetto abbinato alla sua matita. Il rossetto invece, vediamo se lo trovo. Per quanto riguarda i pack, è invece praticamente identico a quelli della Rebel Romantic, che invece sono in oro rosa. Quindi questo è quello della Rebel e questo è quello della collezione natalizia, che ha sempre la chiusura magnetica. Ora, la forma invece dello stick è sempre come quella dei rossetti del Natale scorso, in buona sostanza. Come vedete, lo stick ha un taglio squadrato e stretto che imita la forma di un pennello per un'applicazione più precisa, per capirci come quella dei Matte Revolution Lipstick di Charlotte Tilbury. Questi rossetti hanno, diciamo, una texture cremosa, sono scorrevoli sulle labbra e molto confortevoli, un finish luminoso e non hanno una coprenza totale al primo passaggio, però voglio dire, sono modulabili e diciamo in più non c'è nessun problema per quanto riguarda la durata, se utilizzati ovviamente in combo con la matita long lasting, diciamo, come base per il rossetto. I colori che io ho acquistato sono il set, diciamo, ho voluto prendere il set 01, che si chiama Misty Rose. Il colore è questo, diciamo, beige nude, beige rosato che indosso, che probabilmente mi starà una mezza porcheria perché sono ancora un po' abbronzata, però era questo, diciamo, il make up look che mi piaceva realizzare con questi, i prodotti di questa collezione. Vi faccio vedere il rossetto, che poi è quello che già state vedendo da un quarto d'ora. Questo rossetto è molto cremoso, però non ha particelle luminose all'interno, non le riesco proprio a vedere né sulle labbra e né sullo stick. Questo è il colore, è chiaramente un nude cancella labbra, è un nude che schiarisce notevolmente il colore delle labbra, il colore è questo. E in realtà non mi dispiace affatto, perché non ho utilizzato questo tipo di colore per almeno 20 anni, quindi per me, voglio dire, lo ritrovo con piacere. Si tratta chiaramente di una tonalità che viene valorizzata con un make up occhi, diciamo, intenso come questo. Un rossetto che comunque mi è piaciuto molto. E la matita però abbinata, ecco una cosa che vi volevo segnalare: le matite di questi set hanno il corpo, quindi del colore della mina, e praticamente hanno anche il temperino sulla base. La cosa che volevo dirvi più particolare è questa: la texture è abbastanza secca, non so se sono tutte così, però questa qua rosa chiaro, rosa tenue, ha una texture molto secca, molto asciutta. Infatti ieri l'ho anche spezzata, l'ho provato ieri, l'ho tenuto tutto ieri pomeriggio questo rossetto sulle labbra, diventa praticamente satinato con il passare delle ore. Però vi consiglio, prima di applicare questa matita, cosa che ho fatto invece stamattina, ecco qui abbiamo la matita con il rossetto, e di applicare un balsamo labbra. In questo modo la matita diventa assolutamente più scorrevole e confortevole. Ok, e quindi questo era il set 01 Misty Rose. Il set invece 02 si chiama Tasteful Cyclamen. Il pack ovviamente è sempre lo stesso. In questo rossetto invece ho notato delle particelle luminose sia nello stick che poi, voglio dire, si notano anche nello swatch, le vedrete anche voi. Il colore invece è un bellissimo fucsia, un fucsia con una punta di rosso all'interno, un colore molto bello, un grande classico che sicuramente sta bene sulla maggior parte delle carnagioni. Io stamattina ho esagerato con gli swatch, ho finito le braccia. Allora, questo è il colore del Tasteful Cyclamen, molto bello e molto luminoso. La matita è fantastica. Questo set l'ho acquistato più per la matita che per il rossetto, perché è questo fucsia con componente rossa completamente opaco, completamente opaca come texture, che si abbina a tantissimi rossetti. Sta benissimo anche con il rossetto On The Eve della collezione di Wet n Wild che vi ho mostrato nell'ultimo video. Ecco qua, quindi questo è il Cyclamen, come si chiama? Mi sono persa. Tasteful Cyclamen, ed è il set numero 02 della collezione natalizia di Kiko. Ok, poi l'ultimo set che ho acquistato, quindi vi dicevo, ho evitato soltanto il rosso, che è comunque un bel rosso. E il set numero 03 si chiama Deep Wine. Deep Wine, anche in questo, nel rossetto, ho notato qualche particella luminosa.
quindi ha un finish leggermente luminoso. Vediamo se riesco a fare uno swatch. Questo è uno swatch. Questo colore è invece un rosso vino, un rosso violaceo. Si può tranquillamente definire un color sangria. Molto bello, sicuramente il più autunnale tra le nuance proposte. Facciamo lo swatch anche della matita del 704 Deep Wine. Ecco qua che l'ho spezzato, ovviamente lo sapete, anche questa è una cosa che succede sempre nei miei video. Comunque, bellissimo questo set. Tornando indietro, magari potevo evitare in questo momento, diciamo, il fucsia, però devo dire che trovo che ci sia in questi set un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché parliamo di 10,90 € per matita e rossetto abbinato. Lo sapete che ho il debole per le matite abbinate ai rossetti. Eccoli qua, e questi erano i colori, che non sono il massimo dell'originalità sicuramente, però devo dire che infatti in questa fase, in questo momento, il colore che mi sembra più originale è proprio, diciamo, questo rosa beige nudo che ho sulle labbra. Non avete idea cosa ho davanti a me. Comunque ce l'abbiamo quasi fatta, perché siamo alla fine. L'ultimo prodotto che ho voluto acquistare invece è un prodotto per le unghie, e praticamente dopo il grande successo dei Perfect Gel Duo, Kiko ci propone 4 nuove nuance per Natale con i Perfect Star Gel Duo, quindi un set comprensivo di due smalti per una manicure effetto gel, che promette massima brillantezza e lunga tenuta. Come vedete, il packaging è delizioso, questa forma, diciamo, di cubo con un nastrino per appenderlo all'albero di Natale, quindi è una simpatica idea regalo. È molto economico questo set, perché comunque costa 7,90 €, quindi esattamente il prezzo dei Perfect Gel Duo, che non sono in gamma permanente, sono in edizione limitata, ma si trovano ancora sia online che nei negozi. E mentre il pack però è diverso, in quanto i Perfect Gel Duo classici hanno la boccetta squadrata, questi dell'edizione natalizia hanno la boccetta invece cilindrica. E questo invece è il suo top coat. Le colorazioni proposte per Natale hanno tutte un finish, ce la posso fare, volevo farlo vedere del frontale praticamente, comunque è la stessa cosa. E le colorazioni proposte per Natale hanno tutte un finish luminoso, contengono tutte dei glitter, e sono praticamente abbinate, diciamo, ai rossetti per lo più come tonalità. Abbiamo un rosa molto chiaro, delicato, un rosso, un fucsia e il colore 03, che è questo che ho preso io, che si chiama Artistic Plum, è questo colore, e si tratta di un prugna scuro con glitter all'interno, in prevalenza fucsia ma anche arancio e azzurri, che si vanno, diciamo, un po' a perdere comunque applicati. L'ho applicato ieri sera, scusate come al solito la pessima applicazione. Alla fine, diciamo, l'effetto è quello di uno smalto, diciamo, sul prugna. I glitter si vedono veramente pochissimo. Per maggior precisione, l'ho anche applicato, come faccio sempre, queste sono due passate sulla tip. E questo era lo smalto 03 Artistic Plum. Quindi diciamo che sicuramente tornerò a breve con un video aggiornamento sulla collezione, anche con qualche prodotto nuovo. Mi scuso se sono stata meno precisa del solito, ma veramente non ci sono poche notizie, poche informazioni, poche immagini relative ai prodotti di questa collezione, che sicuramente comprende dei pezzi, dei prodotti interessanti, e sicuramente diciamo, è facile trovare delle idee regalo carine per Natale. Io comunque per il momento spero di esservi stata utile, e vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.